Le associazioni di Porto Mantovano in una grande cordata per aiutare il comune di San Giacomo delle Segnate. 8 mesi di iniziative. Esatto, ci siamo sentiti nel dovere di attuare delle iniziative a fronte di questa, chiamiamola appunto, cordata di associazioni tramite il comune di Porto Mantovano in collaborazione con il comune per aiutare con delle cose tangibili e attraverso la sottoscrizione di questo conto corrente per raccogliere fondi da devolvere per delle opere che speriamo di poter realizzare nel comune appunto di San Giacomo delle Segnate. Quindi non contributi a pioggia ma progetti finalizzati. Esatto, è stata una scelta da parte appunto delle associazioni di cercare attraverso il contributo del comune di San Giacomo delle Segnate di avere un obiettivo, non soldi, chiamiamoli così, a vanvera, ma di avere un obiettivo per poter realizzare tangibilmente un qualche cosa di concreto. Il primo segno concreto di questa operazione domenica 16. Domenica 16, Porto Solidarietà, di cui io sono presidente, e Avis della sezione di Bancole doneranno appunto al comune di San Giacomo delle Segnate e in particolar modo alle scuole delle stampanti e del materiale didattico, in quanto da un precedente incontro è risultato una necessità impellente proprio per l'inizio delle attività scolastiche. Il gemellaggio tra il comune di Porto Mantovano e il comune di San Giacomo prende sostanza ed assume la forma di una grande operazione di sinergia che coinvolge l'istituzione comune e le associazioni. Sì, dopo l'approvazione e l'unanimità dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale dell'8 di giugno sull'iniziativa Adotta un Comune, attraverso il coordinamento della provincia il nostro comune ha deciso di devolvere tutti i proventi da iniziative di solidarietà delle associazioni, il versamento dei gettoni di presenza, dei consiglieri che lo desiderano e degli amministratori, di devolverlo alle necessità del comune di San Giacomo delle Segnate, che è stato duramente provato dalla scossa del terremoto della primavera scorsa. Alla decisione del comune si è giunta poi la disponibilità delle associazioni di volontariato dell'albo comunale delle associazioni, che manifestando la disponibilità a realizzare iniziative volte proprio alla raccolta di fondi, hanno accettato la proposta del Comune di mettersi insieme proprio per avere anche maggiore forza in questa iniziativa di solidarietà. Il conto corrente che il Comune ha attivato è finalizzato a questa operazione, ma è aperto ai versamenti da parte di cittadini, aziende e realtà presenti sul territorio. Il Comune di Porto Mantovano ha attivato un conto corrente dedicato proprio alla solidarietà con San Giacomo delle Segnate presso la tesoreria del Comune della banca Montepaschi di Siena, la filiale qui a Porto Mantovano. Il conto sarà un conto rigidamente separato da quello che è il bilancio comunale e tutti i cittadini, le aziende, le associazioni avranno la possibilità di versare su questo conto il loro contributo. Verrà rendicontata puntualmente quella che è la situazione del conto con tutti gli aggiornamenti attraverso un sito, attraverso un'area sul sito istituzionale del Comune, attraverso gli organi di stampa e attraverso il notiziario comunale Informaporto.